Damiano Reduzzi, con Tiziana del Sole, ci racconta come sta andando questo suo pre-Alpi Aerobic e che lo sta vedendo dall'interno dell'abitacolo della grande Punto Abarth del team Trico. Buoni tempi in prova speciale, ma qualche intoppo di troppo, Damiano? Ma stamattina abbiamo subito fatto un errore al CO, che abbiamo sbagliato a calcolare i tempi per scaldare le gomme ad arrivare al timbro. Abbiamo subito preso 10 secondi, poi siamo partiti un po' nervosi. Abbiamo avuto un problema alla frizione, che comunque adesso i ragazzi della Trico sistemeranno. Praticamente niente, si blocca il cambio, specialmente quando la macchina si spegne e poi non riusciamo più né a cavare né a mettere le marce, e quella è una cosa che ci ha penalizzato parecchio. In Selvino penso un 45 secondi li abbiamo persi tranquillamente. Nonostante questo siete comunque nella top 10. L'obiettivo a questo punto qual è? Risalire fino a quale posizione? Visto anche tra l'altro che si stanno verificando una serie di ritiri abbastanza numerosi, per cui questa cosa a livello di classifica assoluta potrebbe farvi avvicinare alle zone comunque alte. Ma questo sì, assolutamente, però il nostro obiettivo è quello di riuscire a trovare la quadra col setup, perché comunque tra noi e Trico di rally veri e propri non ne abbiamo mai fatti, è il primo questo, stiamo lavorando proprio con le regolazioni e sono fermamente convinto che per noi il secondo e il terzo giro sarà molto molto migliore. Riusciremo ad andare molto più forte perché abbiamo capito quello che dobbiamo fare, dove dobbiamo intervenire, insomma siamo carichi e propositivi. Allora, siamo in compagnia di Felice Re qui a San Pellegrino Terme dopo 4 prove speciali. Felice, con la C4 WRC e con Mara Bariani, occupa la seconda posizione assoluta. Ma ti dico che questa mattina quando siamo partiti, anzi quando mi sono alzato, non stavo tanto, tanto bene, ed è già un lusso essere qua in questa posizione. Mi dispiace un po' per il campionato, perché sarebbe un po' più bello combattere con i miei avversari anziché vivere sulle disgrazie altrui, però i rally sono così. Mi è dispiaciuto tanto, cioè mi è dispiaciuto, però perché ho visto subito delle righe nere e non avevo capito come potesse aver bucato uno subito dopo un chilometro e mezzo. Poi ho visto Fontana fermo contro un muro, non so se si è fermato perché ha picchiato, non lo so, comunque era fermo, e da lì in avanti è cambiata tutta completamente la strategia e un po' che non stavo tanto bene, poi mi sono anche deconcentrato. Sono venuto fuori un po' di inerzia, ma va bene così. Adesso vediamo questa retta e mezza di riprendere un attimo le forze e poi continuare così, anche perché è una gara non difficile di più. Appena esageri un attimo ti castiga, e quindi va bene così. Senti, a questo punto, soprattutto in ottica campionato, tu dici un po' per i tuoi problemi fisici questa posizione la tengo stretta. Matteo Gamba davanti di 30 secondi circa, non vale neanche la pena rischiare per puntare qualcosa di più? No, perché innanzitutto non sarei in grado di andarlo a prendere, perché comunque Matteo sta andando fortissimo e quindi sarebbe una scelta folle. Sapevamo già dall'inizio che, e mi sarebbe piaciuto vedere una sfida interna tra Matteo e Alessandro Perico, anche perché le gare, secondo il mio punto di vista, si devono vincere sulle prove speciali, e indipendentemente dai problemi che uno possa avere, ogni tanto bisogna chiudere degli occhi, resettare il cervello e essere un po' più tutti umani, no? Perché io immagino i problemi ulteriori, rientrando nel problema di Alessandro Perico, che possono essere poi, che verranno fuori poi nel proseguo, sia il noleggio della macchina, gli sponsor, tutte quelle cose lì. Perché cosa poi? Perché comunque stava prendendo fuoco una macchina, l'hanno fermato per salvare una macchina a 450.000 euro. Io ti dico la verità, non avrei avuto nessun tipo di problemi. Ha perso qualcosa oggi nel Bergamasco, lo sport tra i bergamaschi, perché non, per me è stata una decisione non corretta per quanto mi riguarda, perché lo sport va fatto sulle prove speciali. E con questa considerazione direi che possiamo chiudere, non ci resta che farti un in bocca al lupo innanzitutto per la gara e poi per la tua condizione fisica. Speriamo ti possa riprendere, anche perché comunque, anche se tu sei un comasco, quindi non un bergamasco, però i tifosi orobici sono tutti in attesa anche dei tuoi passaggi. Sì, no, ma ho visto anche tantissima gente, è una gara difficile, c'è tanta gente, una bella giornata dopo tanta acqua, e quindi ne va dello spettacolo. Ed è per questo, no? Più gente c'è, più spettacolo c'è, più la gente si esalta e fa bene al nostro sport. Come tu vedi, oramai più o meno, se non hai problemi di meccanici,
la classifica per quanto riguarda noi è già abbastanza stabilita, 30 secondi avanti, 30 secondi dietro. Sarebbe stato molto più bello arrivare qua al primo riordino, avere magari primo Perico, Gamba, secondo Fontana o Re, essere lì tutti e quattro magari in 15-20 secondi e darcele fino alla stasera. Vabbè, però come hai detto tu, le gare sono anche questo. Esatto. Grazie mille, felice Re. Grazie a voi, grazie a voi. Ciao. PG Deila, uno dei protagonisti del trofeo Clio R3, dopo l'esordio nella Rally del Taro, un esordio in cui comunque hai fatto vedere di essere vicino ai tempi dei migliori, eccoti ora, sei già nel podio dopo quattro prove speciali. Ma sì, per adesso sì, è una gara molto difficile questa, forse sono prove che si adattano più alla guida, soprattutto per uno che non guida da tempo, più sporche, eccetera. Io parlo ancora molto un po' nei tratti veloci, però sono contento già di aver migliorato parecchio rispetto alla gara scorsa. Ecco, come giudichi dall'alto della tua esperienza questo campionato, l'IRC Cup Pirelli, visto che tu sei stato assente, è vero, parecchio dal mondo dei rally, ma tu tra campionato italiano, trofeo rally asfalto, insomma hai un palmares, un ventaglio di esperienza davvero ampio. Questo campionato, la strutturazione di un campionato e in particolare poi i trofei? Ma io direi che mi sono trovato benissimo. Tu prendi adesso, vedi, io non posso darti proprio una risposta perché non frequentando più le altre gare, però mi sono trovato benissimo, vedo che tu prendi già un elenco partente di una gara del genere rispetto ai campionati anche più importanti che ci sono in Italia, è presto detto perché qui c'è un elenco partenti con macchine grosse, piloti molto bravi. E direi che stanno facendo tutto per renderti la vita migliore, dandoti degli aiuti, delle possibilità, ma penso che la possibilità e l'aiuto venga data al pilota più bravo e al meno bravo, che questa penso sia la cosa principale per il rally, perché i rally non vanno avanti solo per quelli bravi, ma soprattutto per gli altri ragazzi che ci mettono la passione, l'anima, e ogni tanto si fanno anche dei debiti pur di correre. Esatto, parole sante. Senti, un'ultima battuta veloce, invece come cambia la tua strategia di gara e soprattutto in ottica campionato dopo i risultati che stanno emergendo in questa prima parte del prealpi aerobiche? Ma no, ma io cerco di migliorarmi il più possibile, che penso che c'è sempre da imparare, soprattutto tornando su una macchina più piccola rispetto a quelle che ero abituato a guidare io, e tornare indietro è penso per me è stato molto difficile, quindi devo imparare, devo capire tutto. Però ti ripeto, sono già molto più soddisfatto rispetto alla gara precedente. Penso che questo sia già un passaggio fondamentale. Sergio Terrini in coppia con Silvia Rocchi, la Peugeot 207 Super 2000, ovviamente della team Twister Italia, ci racconta come sta andando questo suo prealpi aerobiche dopo quattro prove speciali. Ma a mio avviso per me sta andando molto bene, anche perché arrivo da un inverno praticamente sempre in pista con queste gare di rally circuit. Adesso si riprende un ritmo diverso su strade strette, dove praticamente passi poche volte, devi andare proprio a nota e sto trovando grosse difficoltà. Sto cercando di non commettere errori per arrivare in fondo, fare un po' di chilometri, perché a parte la prima che l'ho saltata prenderemo parte a tutto il campionato IRC, per cui vediamo di arrivare in fondo. Ecco, qual è la prova che trovi più insidiosa, più impegnativa di questo rally delle prealpi aerobiche? Ma quest'ultima prova che abbiamo fatto è molto molto sporca, non hanno messo gli antitagli, per cui le prime vetture VRC passano dentro, noi quattro ruote motrici passiamo dentro, ci fidiamo di più. È più sporca, c'è da fidarsi parecchio, poi quando esci che hai pulito, comunque sulle ruote rimane la terra e quindi per un po' devi giocare. Molto insidiosa, infatti abbiamo visto tante vetture fuori, credo che questa farà tanto la differenza. Con Andrea Crugnola proviamo a raccontare quello che sta accadendo, visto che ti troviamo, Andrea, in una posizione di classifica che non è consona alle tue qualità, non è fedele al tuo ritmo. Sì, purtroppo il team Altre dei ragazzi, dopo il Taro, dove ci eravamo fermati per un problema tecnico, hanno provato a cambiare tutti i particolari della macchina, però ad oggi non è servito perché continuiamo ad avere questi problemi. Mi dispiace per loro che credono tanto in me, ovviamente dispiace anche a me perché ci tenevo a fare una bella gara e a fare un bel piazzamento per il campionato, però ci toccherà lottare con questi problemi fino alla fine della gara. Senti, alla luce di questo proverete a sistemare qualcosa durante l'assistenza oppure è in discussione proprio il proseguimento della gara? Diciamo che la nostra filosofia è quella di non mollare mai. Però adesso andiamo in assistenza e vedremo un po' cosa fare.